Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova degustazione. Siamo sempre nella sede del seminario permanente Luigi Veronelli e oggi vi voglio parlare di un vino molto particolare, di un vino di Franciacorta. Un vino quindi con la rifermentazione in bottiglia, ma è anche un caso, come dire, abbastanza complesso, perché è un frutto di marketing, di ricerca, di sperimentazione per avere un risultato qualitativo molto molto elevato. Vi voglio parlare proprio del caso di questo vino, del Cuvée Prestige di Cadelbosco. Ve ne voglio parlare perché è un esempio virtuoso di come tutti questi elementi riescano a combinarsi per dare poi alla fine un risultato di altissima qualità. Cosa succede praticamente quando un'azienda di grandi proporzioni fa dei vini anche, come dire, i primi, più importanti, quelli la cosiddetta prima etichetta, come appunto può essere la Cuvée Anna Maria Clemente Zanella di Cadelbosco, oppure poi i vari millesimati, che sono sempre dei vini prestigiosi, qualificano qualitativamente il prodotto. Il modello base è sempre quello senza l'aria condizionata, senza gli airbag, il prodotto base è sempre quello più semplice che ha bisogno di qualche cosa di aggiunto, di aggiungere per avere qualità. E quindi è estremamente penalizzante che per un'azienda arrivi un prodotto di buona qualità e che abbia come definizione il prodotto base. Ecco che allora Maurizio Zanella si è inventato questa bellissima trovata, e cioè che non è soltanto una trovata, è un progetto vero e proprio. Ha trasformato quindi quel vino che doveva essere il più semplice e l'ha trasformato già nel suo aspetto. Ne ha fatto una bottiglia molto molto accattivante, molto particolare, l'ha chiamata Cuvée Prestige, dando quindi un alto valore simbolico già al nome stesso. È quindi un Franciacorta che rispetta naturalmente tutte le caratteristiche di questa denominazione di origine controllata e garantita, molto importante perché è la prima denominazione italiana che è stata costruita esclusivamente per i vini a rifermentazione in bottiglia. Quindi un modo per combinare saggiamente e giustamente tutti questi aspetti: le caratteristiche del luogo, la particolarità della vinificazione molto complessa dei vini a rifermentazione in bottiglia e naturalmente tutti gli aspetti viticoli ed enologici che caratterizzano comunque quest'area e questa azienda in particolare. Vigneti molto molto fitti, rese per ceppo molto molto basse, tanto che con le spremiture soffici che si devono utilizzare per avere mosti estremamente fini ed eleganti per questi vini, si può quasi dire che servono quasi due piante, i frutti di due piante per costruire, per ottenere alla fine una bottiglia di Franciacorta Cuvée Prestige. Allora andiamo ad assaggiare oggi questa Cuvée Prestige. Innanzitutto chiarendo subito la questione dei bicchieri. Vedete che qua io ve ne metto tre a disposizione. Diciamo subito che il primo, la cosiddetta flûte, è certamente un vino, un bicchiere il meno adatto per ascoltare un vino importante. Qui si possono al massimo vedere che salgono le bollicine, ma nulla di più. Finita lì la questione, non si hanno grandi risultati. È un bicchiere che non riesce a farci sentire il vino che deve contenere, quindi lo rottamiamo immediatamente e lo allontaniamo. Nel frattempo sono nati bicchieri come questi che riescono a mantenere un po' le caratteristiche del tulipano, finiscono un pochettino a punta per combinare meglio l'aspetto sia visivo che quello olfattivo. Ma certamente un vino importante, secondo me, è meglio servirlo sempre in un bicchiere abbastanza ampio, abbastanza capace, in modo che possa già restituire un po' tutta l'aromaticità, tutti i profumi di un vino importante. L'anidride carbonica che sale dopo qualche secondo che l'abbiamo guardata ha finito di comunicarci qualsiasi cosa, perde in qualche modo di valore e quindi è meglio invece concentrarci su un bicchiere che sia capace di restituirci tutta la potenzialità di un vino importante. Ecco, bisogna sempre fare attenzione naturalmente a stappare queste bottiglie, perché quello che noi dobbiamo sentire quando esce il tappo dalla bottiglia dovrebbe essere quello che viene chiamato
l'alito di Venere. Oggi non è stato proprio un alito di Venere, è stata un pochettino più sonora la sua fuoriuscita. Versiamo subito un po' di vino nel bicchiere, facendo in modo che la schiuma cominci a bagnare bene le pareti del calice. Poi lasciamo un attimo che la schiuma si riduca e continuiamo quindi a mescere fino al giusto livello. Ecco qua. Allora, vediamo subito che una bottiglia come questa mette subito in evidenza il colore di un vino, che ha questo timbro così dorato con ancora un lievissimo riflesso quasi verde. E quindi un vino che dà una lucentezza, una luminosità molto molto forte, dà subito questa sensazione così molto 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 affascinante, molto molto fresca. È un piccolo segreto naturalmente che già altre case hanno adottato, ce n'è una francese molto nota e molto famosa che ha legato un po', cosa dire, tutta la sua visibilità a una bottiglia di questo tipo. Allora vediamo subito che da questo bicchiere comunque salgono benissimo queste bollicine, si vedono molto molto bene, riescono a creare anche una bella corona attorno al calice, in modo che appunto vi sia questa continua emissione di anidride carbonica. Portato al naso, questo bicchiere dà subito questi elementi caratteristici di questo vino, che ha voluto, come dire, manifestare immediatamente la propria personalità, dando una fortissima impressione fruttata. È un vino quindi che deve colpire immediatamente, che deve darci subito delle sensazioni molto piacevoli, molto fresche, molto intriganti già immediatamente. E tant'è che appunto questa sua freschezza, questa sua eleganza del frutto arriva subito al naso e ci colpisce proprio per questa sua dolcezza e per questo suo tono quasi agrumato, questo insieme di due elementi molto molto particolari che danno molta ricchezza e molta finezza al vino. E anche sentiamo che l'anidride carbonica, che sempre tende un po' a pungere il naso, qui invece si fa molto fine, molto, molto delicata, forse perché appunto le bollicine sono molto sottili e quindi questo perlage fine non arriva al nostro naso e non lo disturba troppo, lasciando quindi in evidenza subito questo carattere estremamente fruttato, ricco, con queste lievissime speziature dolci che arricchiscono e rendono il vino molto molto fresco e molto molto intrigante. Al gusto sentiamo quanto ancora arrivi in bocca questa grande forza fruttata, questo suo tono quasi di pompelmo legato un pochettino all'ananas, al frutto di una mela dolce, matura, molto 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 fresca, con questo tono acidulo ma che si distingue nettamente dai toni amari che spesse volte si aggregano a questi sentori. In questo caso effettivamente il tocco acido è estremamente dolce, morbido, ci regala delle sensazioni appunto agrumate, tende a darci un po' di pompelmo, un po' di scorza d'arancia, dando quindi una impressione molto, molto ampia, molto vasta, sempre di grande freschezza. Anche quel lieve tocco speziato, questo piccolissimo ricordo vanigliato che arrotonda, che rende il frutto sempre più dolce, più morbido, arricchisce appunto la sensazione gustativa, dandoci sempre questa grande freschezza e questa grande eleganza. Un vino quindi che si pone immediatamente al servizio del consumatore, regalando immediatamente delle sensazioni molto ricche, molto mature e molto molto eleganti. È un vino certamente che dà allegria, un vino quindi anche delle feste, ma non soltanto delle feste. Non aspettate quindi sempre soltanto un'occasione particolare per stappare una di queste bottiglie, perché già il fatto di stappare questa bottiglia già dà
festa, fa già festa da solo la bottiglia. Quindi accostatevi a questi vini con maggior disponibilità, con maggior disinvoltura, proprio perché sono ottimi compagni della tavola, non soltanto per aperitivi, ma riescono ad accompagnare anche buona parte di un pasto. Bene, anche per questa sera abbiamo finito. Ringraziamo Cadelbosco di averci regalato un vino di tale eleganza e mi auguro che anche voi lo possiate degustare con molto piacere, e vi rimando alla prossima. Grazie, arrivederci.